sì, con una startup che ahimè purtroppo, nel senso buono del termine, è particolarmente diciamo così, di moda in questi giorni, visto che parla di sport e parla, nasce da un'esperienza che vi sto per illustrare, da un'esperienza di calcio professionistico, quindi parliamo di calcio diciamo di elite, e c'è anche un advisory board, è un board scientifico che segue la startup fatta da professionisti di Serie A, nonché ahimè anche direi a questo punto l'ex preparatore atletico dell'Italia, della nazionale italiana di calcio, Giovanni Brignardello, che partecipa a questa startup visto che è ligure come me. E, insomma, andiamo avanti. Allora, le slide sono in inglese perché devo fare una serie di presentazioni prossimamente a livello internazionale, per cui le ho fatte in inglese, ma penso che non ci sia un problema per questo audience a capire. Allora, cerchiamo di capire dove è nata la startup. La startup non nasce da un concetto così di creare qualcosa per lo sport, ma cerca di risolvere, diciamo, un problema che è paradossale per chi non, diciamo, non è del settore, ma che invece è paradossale, cioè in questo momento nel calcio, ma meglio nello sport in generale, di dove c'è il concetto di, diciamo, di sport professionistico, esistono due grossi problemi: la performance e l'infortunio. Voi mi direte perché, ma la performance sappiamo tutti cosa può essere. Sì, perché alla fine della fiera, a livello scientifico, quindi parliamo anche a livello medico, non esistono ancora attualmente dei modelli che possano esprimere o misurare quanto può essere la performance di un atleta e quanto si può migliorare. Dall'altra parte, il concetto di infortunio. L'infortunio non è altro che l'altra faccia della performance. L'infortunio non è solo un problema, il giocatore A piuttosto che il giocatore B non può giocare, quindi la mia squadra può non vincere. L'infortunio è un problema economico. Giusto per darvi un'idea, la UEFA ha fatto uno studio un anno fa, coinvolgendo tutte le squadre di calcio che hanno partecipato agli ultimi 5 edizioni della Champions League, misurando il fatto che sostanzialmente qualsiasi giocatore, io quindi non parlo dei Messi, dei Ronaldo e via dicendo, ecco, ho messo Ronaldo nella fotografia perché avevo messo un altro giocatore di una squadra italiana, ma per essere politically correct, visto che era juventino, ho pensato meglio di toglierlo. E ogni giocatore che si infortuna, ha un infortunio, costa mediamente al mese €500.000 alla squadra di calcio. Quindi il concetto è: possiamo trovare qualcosa che anche di poco può ridurre il rischio dell'infortunio, e dall'altra parte posso in qualche modo, allo stesso modo, migliorare la performance? Allora, questo è un po' il nostro intento. Abbiamo costruito, diciamo, questo è un po' la vision, così, l'approccio di questa startup, e quindi capire il concetto di performance, poi vediamo in che modo, identificato quattro aree, cercare di rispondere a come risolvere questi problemi dalla conoscenza appunto dettagliata di quelle che possono essere le cause, e quindi il win, cioè ottenere migliori risultati. Però ripeto, ottenere migliori risultati non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista economico e, se volete, anche nella governance e nella gestione di una squadra, che in questo momento è l'esempio del calcio, ma può essere anche una squadra di basket, una squadra anche, diciamo, di ciclisti. Nulla, diciamo, vieta a questo tipo di approccio. Questo non vado troppo nel tecnico, ma sostanzialmente, giusto per ai non addetti ai lavori, spiegare qual era la spada di Damocle tra la performance e l'infortunio. Sostanzialmente ogni preparatore atletico cerca di raggiungere questa lineetta azzurra. Più l'atleta raggiunge, diciamo, il massimo, più probabilmente è performante. Peccato che se vado oltre questa lineetta azzurra vado nella zona di infortunio, quindi l'obiettivo è massimizzare la performance, però cercando di ridurre l'infortunio. Come pensiamo sostanzialmente di aiutare a risolvere questo problema?
abbiamo creato un sistema, perché Injury Index non è né una piattaforma diciamo software e neppure hardware, è un sistema costituito sostanzialmente da tre elementi che includono esattamente questi due aspetti. Il primo è quello che tecnicamente viene chiamato un machine learning cloud based software, quindi sostanzialmente un algoritmo altamente sofisticato che vi sto per spiegare a breve, che considera una serie di aspetti. Quindi il concetto è il concetto del big data. Il secondo è l'utilizzo di una piattaforma che è appena stata lanciata da una startup, l'Istituto Italiano di Tecnologia, che si chiama Morindo, si chiama Unova, che è entrata in partnership con noi per aiutarci a sviluppare questo approccio. E poi chiaramente altre devices, tra parentesi interessante quello che è stato presentato questo pomeriggio, perché chiaramente abbiamo bisogno anche di rilevare informazioni sul carico di lavoro, cioè sull'allenamento, e in questo momento abbiamo tecnologie su base GPS. Giusto per farvi capire, questa macchina, che è un po' il cuore di tutto quello che è l'analisi della biomeccanica dell'atleta, è una piattaforma altamente sofisticata, per cui diciamo, e adesso vi illustrerò come, è uno degli elementi che noi consideriamo di vantaggio competitivo dal punto di vista tecnologico, perché in questo momento non esistono sul mercato strutture che possano misurare il comportamento biomeccanico di un atleta a questo livello. In questo momento esistono delle cose più semplici che però non riescono a misurare quello che invece noi vogliamo misurare. Qui giusto per riassumere in maniera molto semplice, quindi l'obiettivo nostro è quello di capire bene l'atleta, senza andare troppo nel tecnico, però sostanzialmente capire l'atleta nei suoi punti, diciamo, articolari, quindi caviglia, ginocchio, anca, tronco, capire quale tipo di allenamento l'atleta deve fare, non solo per migliorare la performance, ma se c'è un allenamento che deve fare per evitare o ridurre il rischio di infortunio. Poi un altro elemento, per chi non ha dei lavori, interessantissimo, è quello di capire il livello di fatica, perché un giocatore, per esempio, di calcio, che fa una serie di allenamenti o fa tante partite ravvicinate, in qualche modo ha una fatica sul proprio corpo. La valutazione di questa fatica è importante, perché è importante capire come impiegare o non impiegare il giocatore. E quindi poi cercare di capire qual è il rapporto tra performance e infortunio. Per semplificare, perché questo non è l'output, diciamo vero, ma giusto per semplificare a un audience, chiamiamola così, non tecnica, l'obiettivo è sostanzialmente di analizzare tutto questo in quattro aree. La prima, che l'abbiamo chiamata medical evaluation, è un'analisi anamnestica medica. Quindi utilizziamo parametri medici. Vorrei ricordare che tra questi parametri utilizziamo anche quattro parametri genetici, visto che per esempio esiste un gene che si chiama gene 12, che sembra abbia una fortissima correlazione per quanto riguarda la rottura del crociato, quindi importantissimo per esempio in ambito calcistico, ma anche sciistico. Poi abbiamo una valutazione del workload, cioè del carico di lavoro, cioè come l'atleta sfatica durante la partita o durante l'allenamento, e soprattutto qual è la sua risposta interna, cioè l'atleta è stanco, non è stanco, risponde bene agli allenamenti oppure no, perché questo è chiaramente legato al discorso di performance e di infortunio. E poi per ultimo, questo è legato alla macchina, tutto quello che riguarda l'analisi biomeccanica, cioè quello che riguarda la postura, il bilanciamento, la propriocezione e la potenza dell'atleta. Quindi lo staff medico sa esattamente dove intervenire, sia in termini medici, e il preparatore sia in termini di preparazione atletica. E adesso chiudo. Giusto per darvi solo un'informazione, due ultime informazioni. In questo momento il mondo, chiamiamolo così, del big data in ambito sportivo si divide in quattro mondi, quindi quello che è wearables, che conosciamo tutti,
quelli dei dashboards, che sostanzialmente sono dei aggregatori di dati e visualizzatori di dati, quelli che usano la tecnologia e quelli che utilizzano dei dashboard con un po' di tecnologia, ma sono sostanzialmente solo dati GPS. Noi cerchiamo sostanzialmente di coprire sostanzialmente tre di queste quattro aree, dove soprattutto in queste due abbiamo, almeno la nostra, diciamo, idea di avere un vantaggio competitivo particolarmente spinto. Dico solo quali sono i mercati di riferimento. Ovviamente i nostri mercati sono, a prescindere dal discorso delle squadre di calcio, ma sostanzialmente tutte le associazioni sportive, i centri di riabilitazione, perché anche questo è importante, probabilmente apriremo anche una collaborazione con Villa Stewart, e soprattutto l'obiettivo ultimo è quello di andare nelle palestre cosiddette tech gyms, cioè le palestre di alto livello, che sono sostanzialmente quelle che investono in macchinari più sofisticati. Il team, oltre al sottoscritto, è costituito anche da YLab, che è il nostro incubatore, e queste invece sono le persone che appartengono, che ci fanno un po' da board scientifico, che sono quindi il preparatore atletico del Genoa, il preparatore atletico della nazionale italiana di calcio, almeno fino all'altro ieri, Pierluigi Fiorella, che è un esperto a livello nazionale su tutto quello che riguarda l'ematochimica in ambito sportivo, Roberto Galli, che invece è medico sportivo della squadra locale, cioè la Virtus Entella, e Domitila Zolezzi, che è sostanzialmente il direttore di un centro di fisiocinetica e di fisioterapia che sostanzialmente cura i giocatori di Sampdoria e Genoa. Io avrei finito, se non ci sono altre domande.